sede a Roma. Oltre all'impegno assunto, il piacere diciamo, di stare qua con Claudio, passare un pomeriggio con Claudio a Napoli, prima a Casoria, oggi con voi era troppo iunta, però poi prima o poi dovrò rientrare, diciamo. E quindi mi scuso sin da adesso se poi dopo mi allontanerò. Gianni diceva, introduci il partito di oggi e il partito di ieri, intanto non ci faremo una figura rispetto al partito di ieri, non mi sembra neanche giusto. Abbiamo sentito nella produzione straordinaria della gioventù, dell'essere socialista, della gioventù del socialismo, questo mi esonera molto. Io farò poi qualche breve riflessione prendendo spunto dal libro di Claudio Martelli, che poi vi racconterà, vi spiegherà lui. E dopo di me, ma per dare il senso anche davvero della capacità che aveva Martelli di vedere oltre, e sono passati oltre 30 anni dalla conferenza di Rimini del merito e bisogno, su cui lui ritorna citando pezzi del documento di quella conferenza, ed è ancora oggi diciamo un approccio riformista al tema che di straordinaria attualità. Passano gli anni, e sono gli anni dei referendum, Claudio Martelli alla guida del partito quando Bettino Craxi è presidente del Consiglio, e c'è anche lì la battaglia sul nucleare che segna l'impegno dei socialisti in questa direzione. Poi arrivano gli anni del governo e qui alcune sottolineature di straordinaria attualità. Non so se quella è l'occasione in cui Claudio scopre diciamo questo interesse particolare per i migranti, il mondo dell'immigrazione, quando ha l'incarico ministeriale. Claudio Martelli pone quasi un quarto di secolo fa il tema dello Ius Soli, che oggi prova a rilanciare Matteo Renzi, e che noi socialisti abbiamo codificato con una proposta di legge depositata il primo giorno della legislatura, il primo giorno, il 15 marzo dell'anno scorso, per dare il senso anche del nostro impegno. E ancora in quell'attività che ritrovate raccontata in maniera critica nel libro che oggi viene presentato, poi arrivano gli anni con la giustizia, della collaborazione con Falcone, domani sarà a Napoli la commissione antimafia, ancora oggi l'ossatura della normativa antimafia nel nostro paese è figlia di quella stagione di leggi che recano la firma di Claudio Martelli, della straordinaria collaborazione con Giovanni Falcone. E spesso non sul campo dei diritti civili, io ve lo dico diciamo, ero un ragazzino, avevo 20 anni, ero ovviamente straordinariamente affascinato da questa figura carismatica nel partito, che era Claudio Martelli, ed era evidente a tutti quanti noi, almeno per quanto parlo per la mia esperienza, alla fine degli anni Ottanta, come ci fosse una grande leadership che era in evidente appannamento, e c'era una leadership emergente che a noi giovani, avevo 20 anni all'epoca, riusciva quindi a dare quella motivazione, quella forza a suscitare passione che altrove non trovavamo. E le battaglie sui diritti civili sono battaglie legate al nome, all'esperienza e all'impegno di Claudio Martelli. Una delle scelte, delle leggi che spesso vengono anche dimenticate. Noi fummo promotori come socialisti di un referendum ambizioso e importante sul terreno della responsabilità civile dei giudici, poi in parte vanificato dalla scelta successiva, ma è di quegli anni anche la legge sul gratuito patrocinio, che nelle mie reminiscenze da avvocato io ricordare come con un modo d'orgoglio. E quindi infine, e concludo perché poi si arriva verso la fine del libro, il congresso di Bari 1991 e l'avvertimento che il sistema rischiava il collasso e che una politica che occupava oltre un milione di italiani con
quello che significava in termini di costi, era come dire, un sistema che inevitabilmente sarebbe andato al collasso. Quel sistema ha provocato quell'ondata di antipolitica che ancora oggi, a distanza di oltre 20 anni, è parte oramai del sentimento comune di tanta parte degli italiani. E era dal palco di Rimini che Claudio Martelli lanciò l'avvertimento su quello che avrebbe potuto succedere, Cassandra inascoltata, e poi domani, tra le fonti di finanziamento del pacchetto di riforme che ha annunciato, ormai vedremo, il Premier Renzi, c'è anche il taglio ai costi della politica. Sono solo alcuni piccoli episodi che confusamente ricordo qui, per dare il senso anche della capacità di guardare oltre, di andare oltre. E purtroppo quella storia si ferma al 92, è una parola definitiva su quello che è successo, anche sui nostri errori, anche sugli errori del gruppo dirigente del Partito Socialista dell'epoca, non sono stati ancora, la parola fine non è stata ancora scritta, ci sarà ancora sul punto da studiare, interrogarsi e analizzare. Però, e concludo davvero, noi che abbiamo mantenuto la testimonianza di un Partito Socialista per non rassegnarci all'idea che a fronte di una vittoria della storia ci fosse una sconfitta della cronaca, io vi posso dire, per quello che è la mia testimonianza, che abbiamo non solo un pantheon, ma una storia talmente ricca di cui andare orgogliosi che ogni volta che abbiamo la possibilità, che io ho la possibilità di intervenire in aula e citare uno dei tanti straordinari socialisti che hanno fatto la storia dell'Italia, godiamo di un rispetto in quell'aula che va ben al di là di quella che oggi possono essere le nostre capacità o la nostra credibilità. Ancora ieri, concludo, nella battaglia a favore della parità di genere, di un emendamento a firma socialista per imporre per legge, visto che non ci sono le preferenze, il 50% di candidature femminili a fronte dei sorrisetti o degli sfottò dei tanti colleghi uomini che sono, come noto, la maggioranza alla Camera dei Deputati. Ho citato un socialista straordinario che in quell'aula tonò circa 30 anni prima, dicendo: è inutile che ridete, sapete, anche una donna può diventare Presidente della Repubblica. Era Sandro Pertini, un socialista al cui solo nome scattano ancora oggi applausi, standing ovation nell'emiciclo di Montecitorio. Cito questo per dire che abbiamo una storia straordinaria di cui andare orgogliosi. Abbiamo anche la consapevolezza che oggi siamo nel 2014, non più nel 900, e il nostro compito è portare questo straordinario bagaglio di idee, di proposte, di analisi nel secolo nuovo, che è iniziato oramai già quasi tre lustri. E questo è il compito che si prefigge in qualche modo la nostra generazione, sapendo che abbiamo un tesoro straordinario che è quello che in termini di elaborazione e di azione hanno fatto dirigenti come Claudio Martelli. Grazie.